Bene ragazzi, buonasera, siamo qui oggi con un nuovo video. Prima di iniziare questo filmato ci tenevo a ringraziare particolarmente i ragazzi della seconda C che sono dei simpatici burloni e mi hanno fornito questo fantastico outfit che ora sto sfoggiando per voi, non a caso peraltro, perché è collegato al video che sto per girare assieme a voi. I capelli ormai per me sono una rarità e quindi quale occasione migliore per presentare una vera rarità per lo zip. Negli anni 90 i primi zip venivano commercializzati oltre che con i fascioni grigio chiaro e nero, ma anche con appunto i fascioni, le carene laterali verde acqua e viola blu. Ma fino a qui direi che non ci siano novità. Bene o male, tutti quanti avrete visto nella vostra vita almeno uno o due di questi zip. Io oggi sono qui per mostrarvi una vera chiccheria, sciccheria, una vera rarità. Guardiamo qua dietro, ok? Qua dietro ci sono due Gilera Easy Moving. Come potete vedere, hanno i fascioni gialli oppure rosso mattone arancione. Like se non li avete mai visti e commento. Sono qui oggi per mostrarvi un vero reperto archeologico che ho trovato nuovo fondo di magazzino, oppure chiamato anche NOS, New Old Stock. Vi faccio vedere subito. Guardate, nuovi. Guardate che belli. Fascione destro. Fascione sinistro, guardate, nuovi immacolati, mai montati, sono solo un po' impolverati, ma ottime, cioè perfetti, neanche ottime condizioni, nuovi, perfetti. E infine, ovviamente, per completare la serie, il coperchio ispezione candela. Queste carene venivano montate sul Gilera Easy Moving, che era la brutta copia del Fast Rider prodotto dalla Gilera, ne hanno venduti pochissimi. Appunto, venivano commercializzati oltre che con i classici fascioni neri, io infatti quelli che ho trovato nella mia vita avevano tutti i fascioni neri, anche con queste due colorazioni molto particolari. Quindi io li ho trovati e non ho potuto fare altro che comprarli per mostrarveli. Inizialmente ho detto, boh, magari potrebbero star bene sullo zip, prima o poi rifarò la colorazione. Come avete visto in un altro filmato, ho cambiato il cerchio anteriore mettendoci il Crimas, quindi vediamo, insomma. Chiaramente il colore attuale è un pochino più acceso, un pochino più fluo, però non sono malvagi. Ovviamente andrebbe rivista un po' la colorazione. Chissà, in futuro li metto lì, poi in futuro vedremo cosa ne faremo. Direi che questo filmato possiamo finirlo qui. Se non avete messo like, mettetelo almeno per la parrucca, perché, e anche perché le sole, ma soprattutto per la catena, ovviamente d'oro, perché chiaramente deve essere per forza d'oro. Per adesso è tutto, io vi saluto, buonanotte a tutti, alla prossima!